Grazie Presidente, e vado subito al dunque, cioè certe volte mi sembra di vivere delle vite parallele. Cioè, lo scorso assestamento di bilancio che abbiamo concluso il 31 luglio scorso, quindi meno di un mese e mezzo fa, sono stati stanziati diversi milioni di euro proprio per la manutenzione delle strade, quelle più, diciamo così, all'attenzione di questa amministrazione proprio per la pericolosità. Io non vorrei ripetermi sempre a questo microfono sulle cose che sono state fatte, sui soldi stanziati, sulla la manutenzione ordinaria che è semestrale, viene rivista di volta in volta, poi è partito l'accordo quadro, eccetera, eccetera. Sulla manutenzione straordinaria, che come ben sappiamo è una manutenzione più capillare del manto stradale, sono stati quindi stanziati nemmeno un mese e mezzo fa moltissimi, insomma diversi milioni di euro. Questo per dire alla consigliera Mussolini, che è preoccupata, che già alcuni soldi sono stati stanziati e sicuramente nello stesso senso andremo anche, visto il prossimo, assestamento o variazione che andremo a votare. Cioè, in particolare, mi dispiace anche perché la consigliera Mussolini fa parte della Commissione Lavori Pubblici Capitolina, e quindi sa benissimo che non basta stanziare i soldi, ma una volta che i soldi vengono stanziati, sicuramente bisogna fare la gara. Questo comporta di fare delle progettazioni. Ormai abbiamo imparato, tutti dovremmo saperlo, dopo 2 anni che si parla di progettazioni, prima definitiva e poi esecutiva, che a secondo degli importi poi assume tutta una strada di verificazione o meno del progetto. Detto questo, è chiaro che se noi votiamo, come abbiamo fatto un mese e mezzo fa, delle ottime poste di bilancio, cioè quasi 20 milioni di euro, che noi andremo a vedere i risultati fattivi tra qualche mese, perché c'è bisogno appunto di fare la gara. Sappiamo benissimo anche le tempistiche di gara, ne parliamo spesso in Commissione Lavori Pubblici. Quindi io trovo sinceramente il suggerimento ci sta tutto, ma non è che dovete suggerirlo voi, lo sappiamo benissimo che dobbiamo sempre mettere in primo posto la manutenzione delle strade, sia ordinaria titolo primo, sia straordinaria titolo secondo. Quindi io trovo insomma un po' stucchevole, dico la verità, questa mozione e voteremo in senso negativo. Grazie. A lei non...